Tutti i giorni perché in campagna, tanto che c'è qui, non è che c'ho la campagna in cinque posti io. Quindi qua c'era i partigiani, se andavo dalla parte di qua, a Levante c'erano i partigiani, dove c'erano già le diverse formazioni, no? Già le diverse formazioni politiche, no? Più o meno. Ma perché tu avevi amici o fratelli più grandi che erano già partigiani? Che Amici, già amici, già amici. ti avevano, diciamo, raccontato che c'era. C'erano, poi avevo già anche un zio, e avevo già anche un zio che era stato là nelle prigioni di Mussolini, eh? Come si chiamava quella prigione? Aspetta, Cristo, non mi ricordo il nome, via. Al confino. Al confine. Ci vuoi raccontare nel periodo della resistenza delle cose che hai visto, che sono successe, degli scontri piuttosto che degli scambi di prigionieri, o tu facevi la staffetta, cosa? Diceva, gente, io ero sempre quello, dato che conoscevo più di tutto il posto. Io accompagnavo da una parte o dall'altra, sia di notte che di giorno. Io dovevano andare qui nella zona, dalla collina di qua fino a Santa Giulia, io lo conosco come le mie mani, già da ragazzi. Quindi ti Sì, accompagnavi, ti come funzionava? accompagnavo, Ma sì. come funzionava? Ti venivano a chiamare, ci andavi tu? Sì, mi mandavano a chiamare da qualche donno, da qualche duno, digli che venga su. Però digli sempre che venga su, ma non gli dicevano per cosa fare, no? Quando ero lassù, poi, perché aveva sempre paura, magari dice che deve venire su, poi lo mandano magari a pescare, dai repubblicani mentre viene su, che c'era più da stare attenti a c'era più da stare attenti, tanto per dire uno te lo credeva amico, poi politicamente te la metteva nel retro. Perché te hai visto degli attacchi dei repubblichini o dei tedeschi che hanno bruciato delle cascine? No, Te... no, no. L'ho visto che ha bruciato, ma erano già andati via. Erano già andati via i tedeschi. Ma poi che facevano male non erano mica i tedeschi, erano i repubblicani che facevano male. Non i tedeschi facevano la guerra come doveva essere fatta. Invece qui i repubblicani ti incendiavano anche la casa. Erano i nostri che facevano i lavori malfatti. Tu sei rimasto in queste zone tutto il tempo della resistenza. Tutto il tempo, sì, da Santa Giulia a Ravandi, là, la collina, via. Sempre il passaggio era giù in fondo al paese, laggiù in fondo al paese dove c'è quel ponte che poi inizia la salita, no? Perché si attraversava da lì, si andava su, si andava a Santa Giulia. E tu sei rimasto nascosto in casa, nel granaio? Dove stavi tu? Io non stavo nascosto da nessuna parte, giravo sempre. Dato che c'ho la campagna, 10 posti noi abbiamo la campagna. Andavo dunque là, dovevo parlare di pagarmi, dice, vieni domani che dobbiamo dirti una cosa da portare là. Allora io andavo. Cioè, dato che avevo la campagna, nessuno mi potevano dire niente, perché andavo nel mio territorio. Come te lo sei scelto il nome di battaglia? Ma me l'ha dato un altro partigiano, si chiamava Gibuti, quello lì che mi ha dato quel nome Chi era? lì. Era un comandante poi. Ok. Ma ci spieghi come mai? Come mai questo nome? C'aveva un significato? C'aveva un significato a Sì, comandante? perché dato che ero più piccolo, più giovane, c'eravamo in due. Ma io ero più pratico della zona, sono nato, poi
come avendo la terra, la campagna a 10 posti, sono pratico come via. Allora mi metto quel nome lì e poi, come ripeto, nella zona la conosco perfetto, proprio palmo per palmo io le conosco questa zona qua. Sempre. Cosa ti ricordi del quando c'è stato l'inverno del 44? I partigiani. Beh, là allora era dura, eh. Allora è stato un inverno duro. Inverno duro perché si dormiva come si poteva. Si dormiva, si stava sdraiati perché quando che uno pensa sempre di essere braccato, di venire vedo, non dorme mica, eh. Sta ricoricato, ma sempre con le orecchie aperte. Tu hai, come dire, cioè avevi degli amici che, un po' più grandi che hanno fatto delle azioni, che sono stati arrestati, torturati, Sì, bellissimo. o dei preti? Ce n'è uno anche qui a casa, anzi, quello della mia leva. E quello là aveva un correggio e aveva un po' di fifa. Invece quello là, tanto, quel mio amico che abita lì a casa, della mia leva. Tu hai anche un po' di paura, ma ci sta, no? La sopravvivenza. Sì, via. Poi a un certo punto la paura la cerchi di mettere un po' da parte perché se hai paura non ti intani come la volpe. Senti, ci vuoi raccontare la liberazione, il periodo dell'insurrezione? Cosa ti ricordi? È stato giorni magnifici quelli. Perché noi siamo andati subito a Savona. Allora a Savona c'era ancora qualcheduno. L'abbiamo preso, né? Qualcheduno, poi che fine le hanno fatto fare, non si sa. Ma quelli che erano proprio grandi, che magari rovinavano una persona perché era di senso contrario politicamente, quelli lì gliel'hanno fatta pagare, eh. Ma dunque gli altri, se uno andiamo dietro alle idee, guai. Senti, un'altra cosa che di solito chiediamo è se te hai conosciuto delle donne che hanno partecipato in qualche modo, come staffette, come partigiane, ci racconti di qualcuno? E ce n'è delle donne, anzi, è stata anche struppata da un comandante repubblicano, una donna qui, Chi era? a dire il nome, Dov'era? Com'è no, 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 ma successo? era qui di Rocchetta, sempre nel paese, abitava su, in cima al paese qui, era una bella ragazza, una bella donna, cos'è, era uno, se era maresciallo o cosa, del repubblicano. Oh, mi ricordo come adesso, ero alto, un bel giovanotto quel maresciallo lì. Era un bel uomo, via diciamo. Comunque, aveva stuprata. E invece ce n'era delle altre donne che facevano le staffette, portavano da mangiare. Sì, vabbè. Le donne hanno aiutato bene. La donna è determinante. In tutti i posti, se vuole. La donna, se vuole, arriva da tutte le parti. Tutto che stiamo a dire, che sia pure l'uomo furbo, ma la donna arriva prima.